caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Vedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Se Muzio Scevola, il protagonista di ieri della eroica storia romana, della storia degli eroici guerrieri di Roma, incarna a tutti gli effetti il guerriero indomito che non ha paura di niente, il protagonista di oggi rappresenta senza alcun dubbio l'eroe saggio, il guerriero sapiente e in un certo senso perciò il guerriero fondatore, colui che diventa re. Anzi, se posso farvi una confessione, per me Cincinnato, il protagonista di oggi, come sentirete dalle sue gesta, rappresenta l'ideale di perfetto politico. Impossibile, impossibile perfino da pensare oggi, impensabile oggi. Il politico dedito, il politico che segue il richiamo della sua patria, il politico che è pronto a acquisire come dictator tutti i poteri e a lasciarli subito non appena l'emergenza finisce. Questa era la funzione antica del dictator. Il politico, l'uomo, l'eroe, la leggenda, che è capace di portare enorme beneficio alla sua città Roma, anzi di salvarla una prima volta e poi di dedicarsi all'agricoltura e quindi di ritirarsi senza alcun tipo di pretesa di assunzione o mantenimento del potere e di ritornare a risalvare la stessa città un ventennio dopo, se non erro, lo sentirete subito con precisione, buttando per terra la vanga, asciugandosi il sudore della fronte sporca di terra e tornando a combattere per poi ritornare nuovamente ai propri affari dopo aver risolto e salvato un'altra volta la città. Oggi che purtroppo la politica non è altro che gestione del potere da parte di gruppi di potere, e questo è un aspetto probabilmente più tragico dell'epoca tardo-democratica, perché certamente non si può essere troppo romantici nel pensare che il mondo politico sia così pieno di Cincinnato, ma molto più realisticamente, molto più prosaicamente, si può accettare il fatto che la politica sia gestione del potere, ma fino a qualche decennio fa la politica, fino alla fine della Prima Repubblica sostanzialmente, la politica sì era gestione del potere, ma era anche una sorta di arbitrato di interessi differenti. Quindi ci sono diverse forze, diversi interessi in campo, diverse pressioni di interesse e gruppi che hanno diversi interessi e la politica cerca di arbitrare questa complessità, queste dinamiche, queste pressioni, gestendo perciò così amministrativamente e materialisticamente dal punto di vista amorale, cioè senza un ragionamento o un obiettivo etico-morale, in maniera comunque conveniente e tutto sommato equilibrata, appunto il potere. Ma sempre di più dalla Seconda Repubblica in poi, dall'inizio della Seconda Repubblica, sostanzialmente da Berlusconi in poi, la politica è diventata soltanto esercizio di potere assoluto, arbitrario, completamente arbitrario, dimenticando l'arbitrato, di gruppi di potere. Chi va al governo chiama i suoi compari e questo gruppo di potere resta lì a fare i propri interessi fino a quando non viene scalzato via dalle elezioni successive, per essere sostituito da un altro gruppo di potere o da altri gruppi di potere. Se osservate in modo distaccato la storia recente della Seconda Repubblica, potete vedere che questo andamento è perfettamente rispettato sia da destra che da sinistra, sia da Berlusconi che da Renzi. Ovviamente non sto qui a sindacare sul significato di destra e sinistra e su chi è a destra e chi è a sinistra, perché non è di questo che
si sta parlando. Allo stesso modo, quando sono saliti 5 Stelle, gruppo di potere che ha gestito in maniera totalmente arbitraria il proprio potere, piazzando i propri uomini, scalzando gli uomini che non facevano parte del proprio gruppo e, al di là delle meriti e dei demeriti, esercitando in maniera, ripeto, completamente arbitraria il potere fino a spremere tutto il possibile. È un modo un po' banditesco, è vero, va assolutamente detto in modo molto neutrale, senza anche qui rischio di essere tacciati di moralismo, ed è un modo assolutamente aberrante. Rincontrare invece Cincinnato ci permette di riscoprire il senso profondo, mitico, fondativo, ma anche storico, perché è realtà. Perché quest'uomo, a differenza di Muzio Scevola, che mescola leggenda e realtà, è storicamente determinato. Cincinnato è esistito, come è esistito Abraham Lincoln, come sono esistiti tanti uomini e tante donne di vero valore, mosse da ideali, magari sbagliando, magari ideali che financo eccessivamente determinavano le proprie condotte, quando invece magari un po' di esercizio di realismo e di gestione di interessi poteva essere anche più fruttuoso. Ma comunque questa energia, e questo che ci interessa, c'è, permane, dobbiamo riscoprirla. L'onestà, è questo il senso più profondo della parola onestà, è sinonimo di integrità. E non c'è uomo più integro di Cincinnato. Sono convinto che, anche se non c'erano gli specchi e si riflettevano forse, se non erro, in superfici di rame, il volto che veniva restituito dal riflesso ogni giorno, ogni sera, restituiva un'immagine coerente e perfettamente realizzata di quell'uomo che si guardava in quella superficie. Per me questo è essere integri, guardarsi sempre nello specchio dicendo: ho fatto tutto il massimo che potevo fare. Quando ho avuto responsabilità le ho esercitate nel modo più alto possibile, ho sempre pensato nel modo più alto possibile. Anche se ho sbagliato, cosa che è assolutamente irrilevante, posso dire di aver combattuto la buona battaglia. Questo per me è Cincinnato, di cui ascoltiamo la storia, narrata ancora dall'antica voce di Piero Di Domenico. Cincinnato, console e dittatore. Lucio Quinzio Cincinnato, 520-430 a.C., fu un uomo politico romano. Fu eletto console per ben due volte dittatore e fu sempre in grado di trarre Roma da momenti di grave crisi. Figura tradizionale della storia romana, Cincinnato è celebre per la sua grande modestia, il senso del dovere e l'attaccamento alla terra. Nato prima che fosse costituita la Repubblica, la sua seconda chiamata al governo plenipotenziario della città si verificò quando aveva passato gli 80 anni. La famiglia di appartenenza di Cincinnato era la gens Quinzia, originaria di Alba Longa e accorpata alle maggiori famiglie romane al tempo della conquista romana. Il suo primo incarico di prestigio gli fu assegnato nel 460 a.C., quando venne eletto consul suffectus, vale a dire supplente, in sostituzione di Publio Valerio Publicola, console rimasto vittima degli scontri con i ribelli guidati da Appio Erdonio. Cincinnato all'epoca aveva alcuni affari privati in sospeso e non esitò a mostrare il suo risentimento. Proprio in quell'occasione, infatti, si scagliò contro il tribuno della plebe che aveva testimoniato il falso nel corso di un processo contro suo figlio. Il suo astio nei confronti della plebe era tangibile e risuonava in tutti gli interventi pubblici. Solo in un secondo momento dichiarò al Senato che per ripristinare gli equilibri con i popoli confinanti era necessario preparare una spedizione contro Volsci ed Equi. I tribuni, che non erano stati interpellati sulla questione, si sentirono scavalcati e si opposero con ogni mezzo. Cincinnato allora rifiutò con sdegno un ulteriore mandato che i patrizi gli avevano offerto e tornò a coltivare i suoi 4 iugeri di terra. Trascorse appena un anno che Roma ebbe ancora bisogno di lui. I romani avevano nel frattempo intrapreso la guerra contro gli Equi, ma il console Lucio Minucio Esquilino Augurino, a capo dell'esercito, era rimasto addirittura assediato all'interno del suo accampamento, circondato dai nemici. Anche l'altro console, Gaio Nauzio Rutilo,
impegnato intanto contro i Sabini, pareva essere all'altezza del compito assegnatogli. Per questo, i Romani, che proprio per far fronte a crisi del genere avevano istituito la carica speciale della dittatura, decisero all'unanimità di eleggere un dictator. Nessuno pareva all'altezza del difficile compito quanto Cincinnato. Così Tito Livio racconta la vicenda. Ti ascoltino coloro i quali disprezzano tutte le cose umane eccetto la ricchezza, che considerano come il solo onore e la sola virtù un adeguato censo. Lucio Quinzio Cincinnato, suprema speranza di Roma, coltivava un modesto podere posto al di là del Tevere, esteso per 4 iugeri e noto oggi come Prati di Quinzio, proprio lì dove sorgono adesso i cantieri navali. Egli si trovava lì, intento a coltivare la terra, quando i legati vennero a lui, salutandolo e pregandolo di ascoltare i comandi del Senato romano e che indossasse quindi per l'occasione la toga. Cincinnato allora si stupì e disse a Raciglia, sua moglie, di portargli la toga. Dopo che si fu deterso dal sudore e dalla polvere, la indossò e si fece avanti. Fu allora che i legati salutarono dittatore quell'uomo, invitandolo a seguirli a Roma. Accettata la carica e messo da parte ogni rancore nei confronti dei tribuni, Cincinnato si mise subito all'opera. La questione da risolvere immediatamente era la guerra contro gli equi. Cincinnato impiegò poche ore per radunare un esercito e condurlo verso l'accampamento romano, dove il console era ancora ostaggio. La celebre battaglia del Monte Algido che ne seguì passò alla storia. Il successo fu assoluto. Cincinnato non solo liberò Lucio, Minucio e Squidino Augurino, ma sconfisse completamente gli equi, distribuì il bottino ai suoi uomini e punì il console che si era dimostrato tanto incapace, costringendolo a dimettersi dalla carica. Benché avesse ottenuto una tale chiara affermazione, Cincinnato, dopo aver celebrato il trionfo, depose la dittatura quasi immediatamente. Come ci dice Tito Livio, infatti, Cincinnato, trascorsi soli 16 giorni, rinunciò alla dittatura che per diritto gli sarebbe spettata per 6 mesi. Questa limpida rinuncia rappresentò un esempio di buon governo e di modestia, capace di suscitare ammirazione per secoli. A distanza di più di 10 anni, nel 439 avanti Cristo, Roma ebbe ancora bisogno di lui. Cincinnato fu chiamato a ricoprire la carica di dittatore, questa volta per scongiurare il pericolo di un'ascesa di Spurio Melio, un plebeo enormemente arricchito che lo storico Tito Livio chiama il Cavaliere e che intendeva addirittura farsi nominare re. Con abili mosse politiche, Cincinnato riuscì in breve tempo a mantenere integra la struttura dello Stato e a preservare la Repubblica. Melio, mentre veniva convocato al processo, a causa della sua resistenza finì ucciso, ma Cincinnato, appresa la notizia, non batté ciglio, certo che i valori della Repubblica erano stati preservati. Fu anche attaccato per questo, ma resistette imperterrito nelle sue convinzioni e la conferma che l'ottantenne Cincinnato conservava ancora una lucidità di pensiero e di azione assolutamente esemplari. Tra le grandi battaglie di Cincinnato, una delle più note è la battaglia del Monte Algido, 458 avanti Cristo. Gli equi avevano posto sotto assedio da 3 giorni il console Lucio Minucio Esquilino Augurino nel suo stesso accampamento, approntato sul Monte Algido. Cincinnato, accentrato tutto il potere nelle proprie mani, si diresse al Monte Algido, che riuscì a raggiungere con marce forzate entro notte. Disposti i soldati in una lunga fila attorno al campo nemico, ordinò loro di scavare una fossa e poi una palizzata. Quindi le trombe vennero fatte squillare e gli equi appresero così di essere circondati. Gli uomini di Cincinnato ancora non si mossero, anche perché dovevano terminare i lavori di difesa. Ma i soldati romani, che fino a quel momento erano stati sotto scacco, compreso di ricevere l'aiuto dei concittadini, attaccarono gli equi, che si erano avvicinati in direzione dei nuovi venuti, alle spalle. Il dittatore comandava le legioni, scrive Tito Livio, mentre il Magister Equitum era a capo della cavalleria. Entro la notte urgeva essere già di fronte al nemico e gli ordini di affrettare il passo erano incessanti. C'era infatti un console romano con il suo esercito vittime di un assedio. Da 3 giorni essi subivano questo affronto e occorreva liberarli al più presto prima che accadesse l'irreparabile. Anche i soldati, coscienti dell'urgenza, si spronavano tra loro. «Alfiere, più veloce! Soldati, avanti!» si gridavano l'un l'altro per ottenere il plauso dei comandanti.
a mezzanotte giunsero sull'Algido e, comprendendo di essere ormai prossimi al nemico, si arrestarono. Gli uomini di Lucio Minucio combatterono tutta la notte, mentre gli equi cercavano anzitutto di evitare che i due gruppi romani si unissero e formassero un unico formidabile esercito. All'alba, la palizzata fatta costruire da Cincinnato era pronta. Senza neppure concedere un solo momento di riposo, Lucio Quinzio Cincinnato ordinò ai suoi di attaccare. Ancora le truppe di Lucio Minucio non avevano terminato la loro offensiva che sul campo si scatenò una furia tremenda. Gli equi imploravano per non essere massacrati, scrive Tito Livio, ed essere lasciati liberi una volta consegnate le armi. Il console li rimandò al dittatore e quest'ultimo volle umiliarli. Volle che davanti a sé fosse presentato Gracco Clelio insieme agli altri comandanti e ordinò che la città di Corbione venisse abbandonata. Tuttavia non infierì e li lasciò andare, non senza averli fatti passare sotto il giogo, perché a tutti fosse ben chiaro che il popolo degli equi era stato vinto e soggiogato. Con tre aste, due fisse in terra e l'altra legata sopra, di traverso, fu realizzato il giogo e gli equi vi passarono sotto, secondo il volere del dittatore. Il bottino degli equi fu tutto dei suoi soldati. Al console e ai suoi, che si erano lasciati prendere tanto maldestramente, non lasciò nulla, ma anzi disse: «Non vi spetta nulla, perché per poco voi stessi non foste vittima del nemico. Quanto a te, Lucio Minucio, finché non sarai divenuto degno di essere console, ti limiterai a comandare queste legioni come semplice luogotenente». Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna.